Buonasera a tutti, oggi siamo al penultimo appuntamento del ciclo del seminario Unione Europea e Regioni e il nostro incontro di oggi sposta un po' l'asse della riflessione sulle politiche della memoria. Più precisamente il titolo dell'incontro odierno è Costruzione dell'identità regionale. Per politiche della memoria, il caso della Puglia. Abbiamo con noi Ovviamente lo tre statuto relatori, la professoressa Claudia Villani, che insegna al nostro Dipartimento di ISOM Storia Contemporanea, che terrà una relazione su il passato conteso, identità contro glocalismi e neomeridionalismi. Poi una relazione di Vincenzo De Michele, La costruzione dell'identità regionale pugliese, lo statuto della Regione Puglia e una terza relazione di Rosario Leonardi, Regione, regionalismo e rapporto tra centri, il caso pugliese. E seguirà naturalmente il dibattito. Quest'oggi, appunto, il tema, vi dicevo, è quello del rapporto tra costruzione delle politiche della memoria e identità regionale. Come si accennava in precedenti incontri, anche l'autonomia, il principio di sussidiarietà delle regioni, introdotto dal Trattato di Maastricht, contribuiscono a ridefinire i poteri degli enti locali e a stimolare una più forte collocazione istituzionale delle regioni dentro il processo di integrazione europea. E in relazione a questo, a ridefinire rapporti fra Stato, Unione Europea e enti locali, i quali diventano protagonisti di un rapporto diretto con l'Unione Europea e in questo senso hanno sempre più l'esigenza di definire una propria identità, anche sul piano amministrativo e politico, ma che si ripercuote poi anche sul continuo tentativo di riscrittura di una propria storia regionale che spesso tiene poco conto dello Stato nazionale, ma che va a cercare le proprie identità, le proprie radici, anche pre e fuori dello Stato nazionale. Questo è un percorso, diciamo, che non ha a che fare solamente con il percorso di integrazione europea, ma che ha un po' a che fare con la contestazione delle narrazioni nazionali, con una ridefinizione delle politiche della memoria, della costruzione di nuove identità territoriali, che ha anche un rapporto stretto con la globalizzazione. Comunque, rapidamente, il tema quindi sarà affrontato da un'equipe, direi oggi, che si è occupata insieme alla Fondazione Gramsci di Puglia di un progetto già dato luogo a degli esiti a stampa, di stesura di una storia del Consiglio regionale. Abbiamo scelto questi relatori non a caso, perché appunto, oltre alla professoressa Villani che si occupa di queste cose professionalmente, i nostri due gio più giovani ricercatori sono coinvolti direttamente in questo percorso di indagine sulle fonti della Regione Puglia. E quindi hanno avuto modo di affrontare sulle carte come si è costruita dalle origini della nascita della regione, cioè una politica regionale nei confronti del proprio passato. Abbiamo invitato entrambi a fare una riflessione specifica su un tema collaterale a quelle loro ricerche che hanno già incominciato a pubblicare, per chiedere appunto loro se possiamo parlare di una politica della memoria regionale, se possiamo parlare in qualche modo di una costruzione di un'identità separata rispetto allo Stato nazionale, se lo statuto della Regione Puglia sia per esempio l'occasione per definire un'identità propria o come si modifichino nel tempo, in base a quali circostanze, le politiche della memoria di un caso specifico come la Regione Puglia, cioè se le linee elaborate negli anni 70 siano state sottoposte a torsione, a modifica, dopo il Trattato di Maastricht e con la riforma del titolo V della Costituzione.
Questi sono temi che abbiamo un po' accennato già nei precedenti seminari, ma che credo che oggi troveranno un'ulteriore specificazione. Quindi chiudo qua per lasciare la parola ai relatori, nell'ordine che ho prima detto. L'unica piccola precisazione di carattere logistico che faccio è la seguente. Per gli studenti, abbiamo, su richiesta di diversi corsi di laurea, abbiamo deciso di introdurre la possibilità di avere CFU parziali in proporzione alle loro presenze, che significa che chi non frequenterà l'intero ciclo, ma ci saranno delle assenze, avrà i crediti in proporzione a partire da un minimo di 0,5 CFU, cioè di due incontri, con la presentazione di una breve relazione corrispondente, diciamo, al lavoro fatto. Chiudo qui, poi ci sarà la chat per eventuali richieste di chiarimento. Passo subito la parola quindi ai relatori di oggi, spero di non aver rubato tempo. La parola alla professoressa Claudia Villani. Il passato conteso, identità contro, glocalismi e neomeridionalismi. Prego, Claudia. Buongiorno, come avevo accennato anche Carlo, mi rubo 2 o 3 minuti giusto per una brevissima premessa su questo corso, che è la terza edizione del corso di formazione per insegnanti, ma è strutturato molto diversamente rispetto a quello dei 2 anni precedenti. Gli insegnanti che li hanno seguito anche i primi 2 anni, e per gli altri invece avete ricevuto la mail di Lucia Boschetti, trovate sul sito della cattedra Jean Monnet, UNIBA, i programmi dei 2 anni precedenti e anche i materiali didattici. È importante sottolineare questo perché quest'anno si tratta ovviamente invece di un esperimento diverso. I primi 2 anni, il primo l'abbiamo dedicato alla storia dell'Europa e dell'integrazione europea, riflettendo sui contenuti e anche provando dei percorsi didattici laboratoriali diversi, nella convinzione che proprio il modo con cui si insegna la storia contemporanea, la storia dell'Europa, dei paesi europei e poi anche la storia dell'integrazione europea vada ampiamente rivisto. Il secondo anno l'abbiamo dedicato all'educazione e alla cittadinanza perché è uno dei temi chiave poi della storia contemporanea, dell'insegnamento della storia e, come sappiamo bene anche per l'ultima legge, anche degli impegni degli insegnanti per questo anno scolastico e per i prossimi venturi. Abbiamo provato ad inquadrare anche in questo caso questo tema, come l'anno precedente, in una riflessione di lungo periodo. E anche in questo caso abbiamo provato con alcuni laboratori didattici a interrogarci su come impostare questo tema nel lungo periodo, partendo da qualunque momento del programma di storia, quindi non soltanto dalla storia contemporanea che si affronta nell'ultimo anno, negli ultimi anni dei cicli di istruzione. Come vi avevamo scritto, è molto importante per noi che alla fine di questo corso, comunque entro il prossimo incontro, che è il 20 novembre, navighiate un po' nei materiali didattici del sito, che sono di 2 tipi, appunto, sia lezioni sia laboratori didattici, perché fa parte di questo ultimo anno anche la richiesta di una vostra opinione, sia sulle lezioni di approfondimento, sia sui laboratori didattici. Quest'ultimo corso, quello che stiamo facendo adesso, è un po' diverso perché non contiene proposte didattiche. Abbiamo preferito rimandare a quelle degli anni precedenti perché l'emergenza in cui viviamo ormai da marzo scorso ha cambiato un po' anche i programmi che avevamo. Però c'è abbastanza sul sito e noi vi chiediamo non soltanto di guardare quei materiali, ma anche sulla base della vostra esperienza, di restituirci un'opinione sulla loro fattibilità. Ancora meglio, nel questionario che invieremo a tutti i docenti di tutti e 3 gli anni, del corso di formazione sull'Europa e i dilemmi del presente, in questo questionario che entro la fine di novembre vi invieremo, ci saranno anche le informazioni per partecipare alla conferenza finale
di questo progetto, che noi vorremmo aperta anche agli studenti e ai docenti che sperimentano direttamente l'utilizzo sia delle lezioni sia dei materiali didattici all'interno dei loro corsi. Lo potete fare in mille modi, anche montando e smontando e rimontando i materiali che vi vengono proposti, ma è importante per noi che ci sia una discussione, una riflessione su quello che abbiamo fatto, perché riteniamo che alcune questioni siano veramente centrali proprio per le sfide dell'insegnamento della storia. Ecco perché sin dall'anno scorso abbiamo affrontato, anzi no, proprio sin dal primo anno, il tema del rapporto tra storia e memoria. Troverete anche su questo dei laboratori ed è questo il tema di oggi. Anche in questo caso abbiamo unito esigenze diverse, quindi una parte, quella introduttiva che farò io, riguarda il tema in generale, in particolar modo partendo da questa, dalla famosa guerra alle statue, di cui continueremo a parlare il 20 novembre, e nella seconda parte, come già diceva il professor Spagnolo, lasciando la parola ai giovani ricercatori del progetto sulla regione Puglia della Fondazione Gramsci. Storia e memoria, diciamo, questo è un nodo che già avevamo affrontato. In questo caso, adesso avvio la condivisione anche delle slide, ditemi se ovviamente ci sono dei problemi e non si vede, altrimenti io procedo. Allora, quest'estate ci siamo trovati anche noi in emergenza, noi sia studiosi di storia, sia insegnanti di storia, sia docenti di ogni ordine e grado. E eravamo presi ovviamente dalle dinamiche legate alla DAD e all'insegnamento a distanza che incombe continuamente. Brevemente rinvio su questo anche un corso che abbiamo fatto insieme ad Euroclio, il nostro dipartimento, il DISUM, proprio sulla didattica della storia vista a distanza. E una conversazione con Antonio Bruso e Roberto Maragliano è stata pubblicata sulla rivista Logoi e penso che alcuni temi siano interessanti, aprano una riflessione importante, perché ovviamente siamo convinti tutti che quando c'è una buona didattica c'è anche un buon uso del digitale e anche la capacità di muoversi a distanza, ma su questo la riflessione pubblica purtroppo è molto povera e quindi siamo di nuovo in emergenza. Questo intervento si sviluppa in tre parti, io spero di riuscire a trattare le prime due, magari la terza potrei affrontarla con qualche battuta durante il dibattito o comunque riprenderla quando il 20 novembre riapriremo questo discorso col professor Brusa e con il professor Caiani. Quindi partiamo proprio dal caso più vicino che abbiamo di passato conteso, che è quello legato alla Black Lives Matter e a tutti i fatti che ci hanno travolto, almeno dalle televisioni, tra maggio e luglio del 2020. Vedremo come i passati contesi e questo tema della guerra alle statue è stato affrontato sia nel dibattito pubblico ma anche in iniziative che costituiscono un punto di riferimento, risorse per poter affrontare questi temi e alla fine nell'ultima parte, appunto quella che forse non farò in tempo a fare, cioè una riflessione generale proprio su alcune delle parole chiave che secondo me sono importanti da tenere presente: memoria, memorializzazione, spazi pubblici. Vado avanti, ecco, con la prima parte. Allora, il 25 maggio del 2020 c'è l'ennesima uccisione di un afroamericano da parte della polizia americana e si radicalizza il movimento antirazzista afroamericano e si radicalizza la guerra alle statue. Perché dico riprende? Perché effettivamente c'è un'accelerazione che colpisce un po' tutti e l'obiettivo è l'abbattimento dei simboli presenti negli spazi pubblici del passato colonialista e schiavista,
ogni simbolo che in qualche modo sia collegato, ogni personaggio che possa essere collegato a questo, viene preso di mira perché se ne denuncia il significato razzista. Ovviamente c'è una radicalizzazione, come spesso succede in epoca contemporanea con l'irruzione delle masse sulla scena pubblica del discorso, è una radicalizzazione dell'opposizione tra Black History e White History. Le posizioni, il dibattito sulla cosiddetta guerra alle statue sono articolate, ma io ve le riassumo un po' a grandi linee, no? Quali sono le opzioni che emergono. Da una parte c'è chi dice che ogni monumento non è storia perché è frutto di un processo di decisione che contiene una interpretazione del passato. È questo che va inteso con questa parola memorializzazione, cioè decido che qualcosa va ricordato, costruisco un monumento, intitolo una strada e quindi sto memorializzando, è un termine usato anche nel dibattito americano, perché c'è qualcuno che ha preso una decisione, spesso una decisione pubblica, no? Che coinvolge le istituzioni, i consigli comunali, i consigli provinciali, addirittura gli stati, e quindi è la decisione pubblica, siccome è una decisione pubblica, può essere cambiata, ove intervenga un'altra esigenza, e quindi la rimozione è possibile. C'è chi dice invece che anche il monumento è storia. Spesso alcuni storici si sono espressi, soprattutto i protagonisti magari degli studi culturali, l'altra posizione è che invece ogni monumento, proprio perché è frutto di un processo storico, indica una mentalità, il momento in cui gli uomini di quel posto, di quel luogo hanno deciso di erigerlo e gli hanno dato un significato, e quindi cancellare quel monumento è cancellare quel momento storico, quindi è cancellare la storia. Questa è una posizione articolata, ovviamente, è stata banalizzata da Donald Trump dicendo appunto cancellare una statua, abbattere una statua e abbattere la storia, e quindi non si può abbattere di fatto così nessuna statua in generale. Seconda posizione, bis l'ho chiamata, anche in questo caso il dibattito tra intellettuali, storici, politici è molto articolato. Se il monumento è storia e quindi in qualche modo bisogna rispettare la decisione presa da una comunità anche nel passato, anche sbagliata, è possibile però, senza rimuoverlo, rendere evidente il significato che ha avuto, e quindi che ne so, aggiungere una targa, aggiungere accanto un altro punto di vista, anche un'altra statua. È successo anche per quanto riguarda la statua di Montanelli, qualcuno ha proposto una soluzione del genere, oppure lo si può risignificare. Banksy proponeva di dare nuovo significato ai monumenti, anche lì con un'operazione storico-artistica, ma di carattere pubblico. Comunque sono stati mesi caldi ovunque, quello che ha colpito questa ondata di protesta è che non ha riguardato soltanto gli Stati Uniti, ma ci sono stati temi e questioni che si sono riaperte un po' ovunque, negli Stati Uniti, andando ancora più indietro nel tempo, riecheggiando anche le diatribe sulle statue dei generali confederati, in Germania, non so se avete avuto modo di seguire in quei mesi, anche intorno al museo sul luogo dei Giochi Olimpici del 36, a Londra si è riaperta la ventennale questione sull'opportunità di dedicare un memoriale alla schiavitù, in Belgio Filippo chiede scusa al Congo, in Italia c'è stato il dibattito sulla figura di Montanelli e tante altre vicende. Le grida di allarme non sono mancate. Ecco, ne ho scelte due per riassumere un po' l'allarme che questa contesa sul passato ha generato, l'allarme per la cosiddetta intolleranza, radicalità, chi addirittura ha detto totalitarismo della pretesa di abbattere alcuni simboli negli spazi pubblici. Allora, la prima è la lettera aperta degli intellettuali statunitensi inglesi, firmata anche
famosissimi intellettuali inglesi e americani, si può scorrere l'elenco aprendo il link, ma anche da J.K. Rowling, che era stata attaccata per alcune sue dichiarazioni sul genere. La seconda invece più italiana, perché uno dei presidenti della Società Italiana degli Storici Contemporaneisti, Raffaele Romanelli, un storico di grande prestigio, ha lanciato questo grido d'allarme prima all'interno della Sisco, ma anche poi, perché una lettera aperta alla Sisco, dalle pagine del giornale Il Foglio. Qual è l'oggetto del contendere, no? È come interpretare questi movimenti, come interpretare questa contesa sul passato. Anche in questo caso ho cercato un po' di schematizzare le posizioni in generale emerse nel dibattito internazionale, anche in quello italiano, e poi vi darò conto di qualche dettaglio anche su quello italiano. Che cosa sono questi movimenti e queste controversie sul passato, poi vediamo come chiamarle. Allora, c'è chi dice che sono solo movimenti populisti, come tanti ce ne sono oggi, paragonabili a delle jacquerie, solo che in questo caso la jacquerie si rivolge proprio contro il racconto del passato. Più che distruggere, no? A prendere d'assalto il palazzo d'inverno, è un altro tipo di assalto che si sta facendo in questo caso. E quindi dentro questo ragionamento c'è però la constatazione che, non essendo noi né in una fase rivoluzionaria, rivoluzione francese, rivoluzione d'ottobre, né di cambio di regime, a maggior ragione questi movimenti non hanno un significato profondo con cui fare i conti, ma appunto sono esplosioni di rabbia paragonabili alle antiche jacquerie. Quindi l'abbattimento è solo distruttivo. In altri casi, ovviamente sto schematizzando molto il dibattito, ma per rendere conto delle questioni che vengono poste, c'è chi comincia invece a dire, ma perché sono ormai anni che siamo di fronte a questi fenomeni, che le minoranze, ovunque collocate, di soggetti che non hanno o rappresentanza o diritto di parola o sono stati messi da parte dagli stati, dalle istituzioni, dalla politica, riguarda tanto il genere quanto appunto le minoranze etniche o religiose che convivono, no, negli stati nazionali. Tutte le minoranze cominciano ormai da, sono parecchi decenni, a rivendicare non solo il diritto ad essere rappresentate, ma ad avere una propria identità distinta, no? Qualcuno parla quindi di identity politics, politica dell'identità. Per questo motivo, nel caso delle guerre sulle statue, c'è chi ha proposto, e in alcuni casi sono state messe in piedi, delle commissioni sulla possibilità di costruire monumenti condivisi. Ecco, in analogia con le commissioni per risolvere il problema delle memorie collettive divise, no? La famosa questione della possibilità di avere storie condivise, su cui ovviamente ognuno ha una sua opinione, ma come le memorie sono intrinsecamente divise, è difficile che ci possa essere una storia condivisa di un passato, soprattutto se è un passato di fratture, di diseguaglianze mai sanate, no? C'è una terza posizione, questi movimenti sono sempre movimenti che rivendicano e che cercano di costruire delle nuove identità presenti nello spazio pubblico, comunque sia, a prescindere dal fatto di essere minoranze o meno, ma perché le identità tradizionali collettive si stanno decomponendo, destrutturando sotto gli effetti della globalizzazione, a partire dall'identità nazionale. E quindi in questa ricerca di nuove identità collettive è anche legittimo decidere o chiedere che alcuni simboli presenti nelle piazze, nelle strade, non rappresentino più quella comunità, quella collettività, e quindi chiederne la rimozione per costruirne un'altra.
In questo caso, ecco, la soluzione sembra più vicina a quella di instaurare commissioni per la revisione degli spazi di memoria pubblici o istituzionali. E questa è la posizione presa in tanti casi di fronte all'incalzare delle richieste di questi movimenti, sindaci o anche in alcuni casi alcuni stati hanno deciso di imboccare questa via, cioè mettiamo in piedi delle commissioni, questo è successo anche a Londra, il sindaco di Londra l'ha fatto, per riesaminare tutti i monumenti che ci sono negli spazi pubblici e vedere se c'è qualche cosa che si può fare per aiutare la comunità, in questo caso la comunità, le collettività che fanno parte della grande Londra, a riconoscersi in questi spazi pubblici. Tenete presente che il 40% della popolazione di Londra non è bianca e nelle scuole pubbliche questa percentuale aumenta ancora di più, circa il 50% della popolazione che frequenta le scuole pubbliche, non quelle private che sono tradizionali in Inghilterra, è popolazione di colore. In questo caso gli esiti possono essere diversi, no? Dalla semplice rimozione alla sostituzione alla risignificazione, ma qui passa un principio, cioè gli spazi pubblici sono spazi di tutti, quindi se una collettività non si riconosce in questi spazi è legittimo rivedere gli spazi pubblici e anche quindi i processi di memorializzazione. Una ultima posizione, un ultimo modo di riflettere su questi fenomeni è invece quella di riconoscere a questa irruzione negli spazi pubblici di questi movimenti di protesta invece un significato più profondo. E di fatto sotto accusa in questo caso è la storia come disciplina e gli altri saperi figli della modernizzazione contemporanea. Questo aspetto poi discuteremo nella terza parte. Quindi il fronte vero sono i luoghi della ricerca, della conoscenza, dell'educazione, oltre agli spazi pubblici. E non vi nego, vi faccio vedere subito qualche esempio, che nell'America c'è chi anche dalle università americane o comunque da autorevoli tribune condivide questo punto di vista. Vi faccio vedere brevemente qualche slide su questo. Il Dipartimento di Chicago, Department of English, di letteratura inglese, ha in una statement, in una dichiarazione del luglio 2020, questo viene citato anche da Antonio Brusa in un suo articolo, di cui poi vi parlerò, non soltanto sostiene il movimento, ma decide anche di, come nella prima slide, tanto poi vi lascio le slide, di non ammettere per l'anno accademico 2021 studenti che non si dedicano ai Black Studies. E nella statement dice chiaramente che la letteratura inglese è responsabile per lo sviluppo di gerarchie culturali e che anche se abbiamo fatto abbastanza per arricchire la partecipazione di studenti di colore afroamericani, allargare gli studi, Black Studies, comunque ciò non basta perché noi abbiamo un debito collettivo che tutti gli scolari devono condividere, una posizione molto forte. Ma questo sempre nel luglio del 2020 è un numero di Foreign Policy dedicato invece alla una missione che riguarda un altro ambito disciplinare prestigioso, le relazioni internazionali. No? E il forum è questo, perché la disciplina delle relazioni internazionali è cieca al razzismo e anche in questo caso c'è una sorta di mea culpa, l'immagine è molto bella, dietro c'è il presente su Foreign Policy, dietro c'è l'impero britannico e con questo effetto, con
Ma le università si erano mosse già prima. Negli Stati Uniti nel 2014, per esempio, questo c'è il memoriale della Brown University, ma che era un processo che era partito molto prima, nel 2003. Nel 2005 c'è già il memoriale nell'Università della North Carolina. E vi faccio vedere quest'altro, dal 2010, sulla base di una proposta degli studenti all'Università della Virginia, si parla di un memoriale per i lavoratori schiavizzati che avevano contribuito a costruire l'università stessa, fino all'inaugurazione. Quindi c'è, da questo punto di vista, una presa in carico da parte delle università, dei luoghi dove si produce il sapere, una ammissione del fatto che le accuse più profonde che fa il movimento dei Black Lives Matter, che i simboli non possono essere quelli negli spazi pubblici, perché se la statua rappresenta un benefattore qualunque di quella città, di quel paese, ma in passato quel benefattore è stato schiavista e si è arricchito sulla base dello schiavismo, non mi rappresenta, non rappresenta una fetta importante della popolazione. Quindi i saperi ammettono di aver contribuito alla gerarchizzazione delle razze, gli spazi pubblici devono essere, tra virgolette, decolonizzati. Per quanto riguarda il dibattito interno alla Cisco, anche qui si ripetono le posizioni del dibattito internazionale. Il dibattito è molto articolato perché si è sviluppato all'interno della mailing list, ci sono molte sfumature, molte questioni. Io ne ho elencate solo qualcuna perché a un certo punto diventa chiaro che la situazione italiana ha una sua specificità. Intanto molti rispondono anche alle sollecitazioni di Raffaele Romanelli, e c'è sia la posizione che chi dice che lo storico deve solo studiare, contestualizzare e spiegare senza né invadere gli spazi pubblici né occuparsi di come la storia viene utilizzata negli spazi pubblici e nei processi di memorializzazione. C'è chi invece difende la legittimità della revisione di ciò che viene raccontato negli spazi pubblici del passato. E poi c'è anche un interessante dibattito proprio sul cuore, no? Questi movimenti raccontano qualche cosa di più, raccontano. C'è chi dice che la civiltà liberale è in pericolo per l'intolleranza e qualcuno si spinge pure a dire la furia iconoclasta di questi movimenti, e c'è invece chi dice che questi movimenti segnalano una vera e propria impasse della civiltà liberale, l'incapacità di rispondere ad alcune questioni, e quindi sono una versione estrema dei limiti del liberalismo. Quindi il dibattito è a tutti i livelli all'interno della società degli storici contemporaneisti. In particolar modo poi il caso italiano ovviamente non può che far sentire la sua specificità, perché anche noi abbiamo alle nostre spalle una storia di memorie divise, che riguarda poi soprattutto anche la storia dell'Italia repubblicana, la sua costruzione e le politiche della memoria dell'Italia repubblicana. Ovviamente, semplifico molto brutalmente, ma comunque c'è chi sottolinea, ribadisce che fascismo, resistenza e comunismo sono ancora parole della politica in Italia, sempre tra i piedi dello storico, e quindi c'è difficoltà a fare i conti con il passato. E c'è chi dice che proprio perché sono questi i punti, fascismo, resistenza, comunismo, bisogna avere il coraggio di andare oltre e affondare le radici, per esempio, nella storia lunga del nazionalismo italiano, del colonialismo, per poi tornare sui nodi più contemporanei. Ma il caso italiano è un caso del tutto peculiare. Effettivamente i nostri conti con il passato, anche da storici, non sono, ma soprattutto come paese, non li abbiamo fatti, per esempio come nel caso tedesco. Adesso molto rapidamente vi faccio vedere
alcune risorse per approfondire questi temi, che possono benissimo essere utilizzati anche nella didattica. E nella didattica a distanza, con tutte le risorse che sulla guerra alle statue sono presenti in rete, sono molto utili. Allora, perché intanto adesso, con tanta virulenza, si potrebbero sfidare gli studenti a vedere quando, come nasce la guerra alle statue, quali sono state le prime statue abbattute. E penso che tanti docenti adesso stanno pensando anche alla damnatio memoriae della storia antiche. E però ci sono delle specificità che riguardano la storia contemporanea. Qui ho fatto un po' una carrellata di tanti fatti che però possono servire come guida anche per un approfondimento, ma solo per dire che la questione dietro il Black Lives Matter è molto 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 lunga e va indietro nel tempo. Per quanto riguarda la storia americana, almeno citiamo questo, che soltanto nel 1976, dopo più di un secolo in cui si preme in una certa direzione, viene istituito un Black History Month nelle scuole americane, che poi viene ripetuto in Gran Bretagna negli anni 80 e poi in Canada. Cioè sostanzialmente c'è un mese dedicato alla storia degli afroamericani e della tratta atlantica. È come se noi decidessimo che, siccome ci interessa la storia di genere, allora decidiamo che gli dedichiamo un mese all'anno e abbiamo risolto la questione. Ovviamente dietro c'è molto di più. Nella società americana c'è anche la questione lunghissima del monumento alle vittime della tratta degli schiavi, che è stato chiesto anche, o forse soprattutto direbbe qualcuno, in analogia a quello che l'Europa ha fatto nei vari paesi europei con la giornata in memoria delle vittime dell'Olocausto. Perché le vittime dell'Olocausto sì, e c'è un memorial anche a Washington, e quelle della schiavitù, della tratta atlantica no? È una questione lunghissima, c'è una bibliografia ampia su questo. Il primo monumento in suolo americano è quello, non a caso, UN Slavery Memorial a New York. Frutto di un percorso molto interessante da questo punto di vista. Vabbè, non possiamo commentare tutti questi aspetti, sono tutti molto interessanti. Ovviamente, oltre alla questione dei monumenti per la schiavitù e per la tratta atlantica, c'è anche la questione poi dell'abbattimento, questa è una specificità invece tipicamente americana, delle statue dei generali o degli uomini politici, anche dei presidenti americani compromessi in qualche modo con lo schiavismo. La Società degli Storici Americani, queste sono risorse che trovate e sono interessantissime. Già nel 2017, sulla questione dell'abbattimento, del movimento per l'abbattimento dei monumenti ai confederati, aveva preso una posizione pubblica, e trovate questo documento, lo scaricate, e già ci sono delle indicazioni molto interessanti degli storici americani. Sempre sul loro sito c'è tutto il dibattito degli storici nel 2017 su questa questione, e invece sull'ultima c'è un webinar, Erasing History or Making History, il titolo è interessante: cancellare la storia o fare la storia, si può seguire facilmente, e ci tornerò dopo. Che significa cancellare la storia o addirittura abbattendo una statua fare storia? Su tutti questi temi trovate su Historia Ludens questi articoli, e anche la ricostruzione del dibattito, anche molti link interessanti. Tornerò tra un po' sul primo intervento. Per quanto riguarda l'Italia, c'è questo serie di incontri passati ingombranti
che è organizzati dall'Università di Roma Tor Vergata, di cui sono presenti su YouTube, perché hanno creato un canale apposito, sicuramente il primo sugli Stati Uniti, il primo seminario, il secondo sulla Gran Bretagna sarà presente a breve, c'è già stato, e seguono appuntamenti sia in primavera che successivamente, ma ve lo segnalo perché è molto interessante. Ci hanno riflettuto anche l'Università di Torino, in questo caso ospitando Anna Lucia Raio, che è una delle protagoniste degli studi sulla tratta e sullo schiavismo, e Alessandro Portelli, e quest'altro sito contiene dei materiali molto 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 interessanti, è il sito del progetto congiunto tra l'Associazione degli Storici Europei Euroclio, che ha un suo istituto per la giustizia storica e la riconciliazione, e in collaborazione con l'International Bar Association, che di studi giuridici, si ha varato questo progetto sulle contest histories. Se andate a vedere sia sul sito sia poi sugli sviluppi, sulla contestazione storica negli spazi pubblici, troverete intanto una rassegna mondiale con una mappa interattiva su tutti i punti dove ci sono le guerre sulle statue, le guerre sui monumenti, le questioni di storia controversa legate anche a passati di scontri, di guerre civili, e poi si comincia ad affrontare la questione degli spazi pubblici. Su questo punto vorrei soffermarmi come in chiusura, perché penso sia la questione fondamentale. Non è un caso che l'Ufficio delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'Alto Commissario, dal 2009, occupandosi dei diritti culturali, ha deciso per, e sta continuando a portare avanti questa azione, di un mandato particolare, no? Creare un relatore speciale nell'area dei diritti culturali. Si sono avvicendate due donne, ve le presento perché sono eccezionali: Farida Shahid, dal 2009 al 2015, vado velocemente, tanto poi lo potete leggere, si è dedicata proprio al tema del rapporto tra storia e processi di memorializzazione, ritenendo che anche le narrazioni storiche fossero una questione rilevante per l'espressione dei diritti culturali e quindi collegate ai diritti umani. I rapporti sono scaricabili anche questi andando sul sito che ha curato Farida Shahid, sono uno proprio sull'insegnamento della storia, sulla scrittura della storia, si è dedicata ai manuali di testo, l'altro 2014 proprio sui processi di memorializzazione, e quindi si è occupata proprio della questione dei monumenti e delle statue. Nella consultazione aperta del 5 luglio 13 a Ginevra, se andate a scaricare le sue dichiarazioni, lei in maniera molto semplice pone queste domande in questa consultazione aperta, no? E penso che possono essere le domande che si possono anche da cui si può partire per una discussione, un dibattito in classe, no? Leggiamo soltanto le seconde in questo caso, perché ci occupiamo di monumenti e processi di memorializzazione, cioè i punti di vista e le prospettive di tutte le parti devono essere di una comunità, devono essere, se ne deve tenere conto quando si costruisce un memoriale, o per esempio un museo di storia. E Come si deve fare a fare questa cosa, no? Quali criteri nel processo di memorializzazione vanno seguiti? Chi decide cosa va ricordato in uno spazio pubblico? Queste sono le cose che lei dice nel suo statement, le ho tradotte in italiano per brevità, alcuni punti. E la cosa più interessante,
che le dice che la cultura e il patrimonio culturale non devono essere intesi come qualcosa di statico ed omogeneo, vanno rispettati ma non sono mai statici e omogenei, sono sempre oggetto di negoziazioni e contestazioni di significati, anche all'interno di una comunità forte, il patrimonio culturale, quel monumento, quel significato è sempre di una maggioranza, non sono mai tutti d'accordo su quello, quindi bisogna stare attenti che il diritto dell'individuo, delle comunità, l'espressione della loro identità non crei isole chiuse ermeticamente, non esclude il diritto degli altri sia a contestare, sia a partecipare, sia a esprimere, sia anche a rivedere, no? È perché uno dei diritti culturali fondamentali è anche il diritto a interagire culturalmente con gli altri, a costruire significati diversi, altrimenti non si va avanti. La relatrice successiva, che è ancora in carica, Karima Benoué, ha affrontato tanti altri temi interessanti, ma ecco l'ultimo, è proprio uno degli ultimi, è proprio l'importanza degli spazi pubblici per l'esercizio dei diritti culturali. Qualunque spazio pubblico, e lei intende spazi pubblici, tanto quelli delle città, tanto quelli naturali, tanto quelli del digitale, e su questo si potrebbe andare avanti. Anche queste sono le conclusioni di questa relatrice. Comunque lei dice che le autorità, le istituzioni devono, hanno la responsabilità di garantire la partecipazione collettiva alla costruzione degli spazi pubblici e quindi anche dei processi di memorializzazione. E il significato è sempre quello di andare in direzione della inclusione, dell'accessibilità, del confronto, non delle porte chiuse ai bisogni di parti della comunità. E per chiudere sull'Italia vi segnalo Luoghi in Memoria del Fascismo. L'Istituto Parri ha promosso questo progetto e non è un caso che nella pagina in cui lo presenta si ricorda anche lo statement dell'Associazione degli Storici Americani, quello del 2017. C'è anche un webinar in cui si parla proprio, fatto dall'Istituto delle Marche, dell'abbattimento delle statue. E ho trascritto alcune parti dell'intervento di Alessandro Portelli perché sono indicativi anche di un modo di leggere questa guerra delle statue. Alla fine, dice Portelli, tanto potete leggere meglio tutto quanto, non si tratta di un monumento stile Jacquerie o un monumento iconoclasta, perché non è contro qualunque immagine offerta negli spazi pubblici. Non ci sono motivate obiezioni ad alcuni monumenti e non ad altri, no? Anche i più radicali antirazzisti sanno distinguere tra l'obelisco a Mussolini Dux e la Pietà di Michelangelo, pur sapendo bene le responsabilità storiche della Chiesa. Quindi non si può dire non togliamo qualunque monumento dagli spazi pubblici, per esempio quello che ancora è presente del Ku Klux Klan in alcuni stati americani, no? Perché togliere quello sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma, perché in questo caso, dice Portelli, quello che difendiamo in questo modo non è il Colosseo ma il Ku Klux Klan, ma in maniera un po' più sottile dice mi sembra strana la levata di scudi solo se si attaccano alcune statue, quelle che ci piacciono, magari ci piacciono poco, ma sono la nostra storia. Eppure della nostra storia hanno fatto parte anche per tanti anni tutti quei cittadini che in maniera educata per decenni hanno chiesto la rimozione, per esempio negli Stati Uniti, di alcuni monumenti ai confederati. Allora, perché alcuni sono storia? Perché i cittadini londinesi che chiedono il memoriale alla schiavitù non sono storia? E chi chiede invece di salvare le statue anche di uomini politici schiavisti è storia? Perché è storia l'una e l'altra no? Questa è la domanda di Portelli. Penso che le risposte siano nelle cose che abbiamo detto dopo. Io adesso qui mi fermerei perché non c'è la possibilità di andare avanti, alcuni temi li possiamo riprendere dopo, però ecco, adesso penso sia chiara la questione,
un conto è la memoria, un conto è la storia, un conto sono i processi di memorializzazione negli spazi pubblici, che è una questione che diventa importante in età contemporanea, l'età delle masse, l'età della costruzione della sfera pubblica contemporanea. Io vi ringrazio, tolgo subito la condivisione. Bene, ringrazio, si sente? Ringrazio Claudia per questa esposizione, vorrei commentare, ma credo che sia meglio tacere e lasciare subito la parola ai due relatori, quindi nell'ordine credo Vincenzo De Michele e poi Rosaria Leonardi, non dico altro, li ho già presentati prima, quindi prego.